consueto appuntamento settimanale di Vieni da me, programma del pomeriggio di Rai 1 condotto dalla bravissima Caterina Balivo. Tra i tanti ospiti presenti nella puntata di oggi c'è stata Rosanna Lambertucci. La conduttrice molto amata dal pubblico è seguitissima sui social, dispensa consigli di bellezza per le sue followers. Oggi nel salotto di Rai 1 Ettaro ripercorso, attraverso la cassettiera dei ricordi, i momenti più importanti della sua vita privata e professionale, la donna ha debuttato nel mondo della TV con l'Una Fan. Fu Pippo Baudo a proporre la trasmissione, convinto delle sue doti. Era la prima volta per me. Ero un po' scettica ma riuscì a convincermi. Mi ha permesso di avere un pubblico che mi segue e ama ancora di varietà. Sono un personaggio trasversale amato da grandi e piccini. Grazie proprio a Pippo Baudo, io ero terrorizzata. Era il dal 1994 al 1995. Non ci sono più i programmi di una volta. Rosanna ha voluto sottolineare che a suo avviso ci sono comunque trasmissioni molto valide come tale e quale show. Per questo ha voluto confrontarsi con Carlo Conti e tutti i suoi collaboratori. Venerdì era l'ultima puntata di tale e quale show. Io quella trasmissione la considero un duro capolavoro, una grande squadra di professionisti. Davvero bene. Parole che sicuramente lusingheranno il conduttore Cristiano. Rosanna Lambertucci ricorda suo padre Giovanni. Rosanna Lambertucci, prima di essere la conduttrice e consigliera di tutte le donne su più fronti, è stata figlia di Giovanni Lambertucci, grande innovatore delle famiglie. Ho perso mio padre quando ero ancora molto piccola a causa di un incidente stradale. Aveva solo 47 anni. Aveva creato un'industria importante di trissini famosi. In molti si ricordano ancora di lui e questo mi fa piacere. Noi fratelli non siamo riusciti a portare avanti questo grande impegno e mi dispiace molto. Un patrimonio affettivo importante lasciato dai miei genitori. Una delle sue grandi innovazioni fu il trissino senza grassi. La donna ha ereditato questa passione per il mangiar sano da suo padre e durante la puntata di oggi ha dato alcuni consigli ai telespettatori e per l'occasione ha anche presentato il suo nuovo libro, dove sono appunto contenuti alcuni accorgimenti in merito. Vieni da me, Rosanna Lambertucci svela un aneddoto. Rosanna l'abbiamo vista protagonista in numerose trasmissioni televisive. La conduttrice è stata ospite diverse volte al Festival di Sanremo, sempre grazie a Laura, come presentatrice di alcuni ospiti. Mi hai fatto ricordare che quando sono stato lì ho presentato dei cantanti che poi hanno vinto la manifestazione. Questa cosa è successa due volte, anche con Marco Masini. Rosanna Lambertucci commenta le imitazioni di Emanuela Aurelio. Come tutti sappiamo, Emanuela Aurelio è una delle imitatrici migliori del nostro paese. Svolge il suo lavoro con simpatia e professionalità. L'imitatrice non ha potuto fare a meno di vestire i panni della Lambertucci. Quest'ultima oggi ha speso parole al miele per lei. Emanuela è una persona straordinaria. Non mi ha mai dato fastidio il fatto che mi imitasse, anzi. È una donna buona. Impossibile non volerle bene. Lei ha colto tante cose di me. È davvero brava. Rosanna Lambertucci racconta la perdita prematura della piccola Lisa. Vediamo la Lambertucci spesso sorridente e piena di vita. Durante gli anni però è stata spesso messa a dura prova. La presentatrice racconta commossa quel periodo. Elisa è una bambina che non c'è più, è stata la mia prima figlia. Per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore. Elisa era amica, ma è vissuta per pochi giorni. Suo papà era Alberto Amodeo. Quando l'ho conosciuto e poi capito che sarebbe stato l'uomo della mia vita, una sera si mise al pianoforte a suonare per Elisa di Beethoven. Mi ha conquistata così. Quando ci siamo sposati ero già incinta di Elisa. La donna poi ha ripercorso gli atti difficili che hanno portato alla perdita della loro bambina con un velo di tristezza. Ha sostenuto che ha rischiato di perdere anche lei la vita insieme alla sua bambina, quest'ultima però non è riuscita a sopravvivere più di 3 anni. Alberto Amodeo è stato accanto per tutto quel periodo, senza lasciarla un attimo da sola. Per fortuna poi è arrivata Angelica a riportare il sorriso ai due coniugi. Rosanna Lambertucci avviene il rapporto speciale con la figlia Angelica e la sua nipote. Nella sua vita la donna ha dovuto affrontare momenti non di certo facili, pieni di dolore, come quello per la morte di suo marito Alberto. Angelica, molto commossa,
ha fatto una sorpresa alla mamma in studio ricordando che ora la sorellina che non ha mai conosciuto e suo papà sono sepolti vicini. Rosanna, come sempre molto amorevole, ha parlato del rapporto che le lega. Io e lei siamo davvero molto legati. Abbiamo passato tante cose insieme. Quando è arrivata lei è cambiata la mia vita. Ero indisciplinata prima, con lei sono cambiata. Angelica le ha dato un'altra gioia, farla diventare moglie. Rosanna confessa vizia tantissimo la nicotina e non riesce a farne nulla. Caterina Maria ha mandato un bellissimo videomessaggio alla sua mamma, tanto che quest'ultima si è commossa fino alle lacrime. Con semplicità e simpatia oggi Rosanna Lambertucci ha svelato alcuni aneddoti della sua vita.